Giuliano, io ricordo molto preciso della prima volta in assoluto che ho incontrato Giuliano, all'epoca scrivevo per un quotidiano e parte un treno pieno di giornalisti per andare a Venezia dove Marco Polo. Comincia, no, la grande impresa di Marco Polo, quindi SEP incredibile, Piazza San Marco ricostruita naturalmente da un'altra parte, alla Giudecca se non ricordo male, forse a Malamocco, insomma, da qualche parte, non lo ricordo più, sono passati troppi anni, e poi ci fu un'intervista con Giuliano. Giuliano poi ha incontrato un'infinità di volte, ci ha fatto il regalo enorme di essere, come tanti altri registi, c'era un periodo in cui coinvolgevamo alla radio ad Hollywood Party come co-conduttori Moicelli o Giuliano Montaldo, e anche quando non conduceva, magari lo sentivamo perché c'era un suo nuovo film o era morto un attore, un'attrice con la quale lui aveva lavorato, aveva diretto, lui si era auto eletto, nominato commissario politico della trasmissione, dicendo che ci controllava, che dovevo fare attenzione, sempre con l'umorismo, lo spirito, l'intelligenza, la delicatezza nei rapporti. Poi sul set, nel caso del Marco Polo, era un set enorme, quindi noi giornalisti stavamo in un angolino, siamo stati tutto, quasi tutto il giorno, e quindi è un ricordo legato a una piacevolezza, ma anche tutte le volte che era qua. Raccontava un narratore di barzellette fenomenale, ogni tanto faceva quei piccoli giochi di prestigio, no? Per cui la sua fronte prensile era in grado di tenere un telefonino, non so bene che altro, come diceva Davide, sempre alla ricerca, non facendosi vedere da Vera, di sigarette, e ha fatto un cinema, un altro cinema così importante, cioè quando, diceva prima Felice, no? Per molti autori italiani, direttamente o indirettamente, fare un cinema politico era come respirare, era l'ossigeno, proprio perché era un modo di fare cinema politico non pedagogico, non da propaganda, non da agitatori, no, ma sempre ognuno con una cifra diversa, italiani in un modo, Giuliano in un modo totalmente diverso, di ragionare sul contemporaneo anche quando erano dei film in costume, no? Per cui non a caso negli anni 70 c'era una formuletta che si usava molto spesso dicendo il cinema poetico politico, no? Che non è semplicemente uno slogan, no? Lo ricordava anche Donatello un attimo fa, no? La capacità di trasformare dei ricordi, come nel caso della notte di San Lorenzo, dei ricordi personali, vissuti, che ovviamente segnano profondamente la coscienza di due ragazzi, di due adolescenti, così come dell'intera popolazione, in qualcosa di diverso, in qualcosa che però ci riporta, no? Pensare all'Odissea, se volete, o all'Iliade, o ai tanti riferimenti, o alla grande letteratura dell'Ottocento, che era una cosa molto presente nella testa di Paolo Vittorio, di Ettore Scola, di Giuliano, di Scarpelli, potrei fare una lista infinita di titoli. E quello credo che sia un patrimonio fondamentale per tutti noi, no? Come spettatori e come cittadini. Assolutamente. Domanda, ma nell'ambito di un ricordo di Giuliano Montaldo, io non posso esimermi, insomma, da raccontare un qualcosa che è legato proprio alle sue ultime settimane. Io sono stato a casa sua il 6 luglio scorso, stava per partire per la località termale dove Vera si andava a trascorrere i mesi estivi. E quindi sono stato tra le ultime persone a vederlo, e come diciamo all'inizio, la scomparsa italiana è stata una scomparsa improvvisa, quella di Montaldo tutto sommato era più, insomma, l'età più graduale, l'età avanzata e quant'altro. Quindi mi accolse in casa sua, era stanco, era affaticato, era stanco di vivere, ma io a un certo punto l'ho ripreso col telefonino perché mi doveva fare un saluto che avremmo proiettato la sera alla Casa del Cinema per una proiezione dell'associazione di cui lui era presidente onorario, di cui io faccio parte. Nel momento in cui gli ho detto "Ciao, si gira", che era una nostra scherza, improvvisamente si risvegliava, si apriva gli occhi e parlò per 10 minuti come se avesse
30 anni. No, ma era un attore nato, e ha quando vinto poi, anche il Davide Donatello, sì, ha vinto qui il premio come interprete, sì, del, sì, film di Francesco Bruni. Però per dire, era un momento della sua vita piuttosto, insomma, in cui tu lo sai, lo ricordo, l'hai frequentato anche tu fino a lui, sì, poi da integro con una informazione, sì, e poi nel momento in cui ho spento è tornato in quella sorta, non voglio dire di catalessi, ma insomma di aria piuttosto dimessa che aveva negli ultimi anni. Io gli ho voluto molto bene, tu lo sai, insomma, le cose che abbiamo fatto insieme, così. Mi piaceva ricordare quest'ultimo momento di grande di vitalità che teneva dentro di sé e che riusciva ancora a tirar fuori in un momento effettivamente molto difficile della sua vita. Grazie.